Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Mette. Oh cazzo, la sigla. E per a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Mette. Oggi siamo in un nuovo video, sono tornato, benvenuti di nuovo a casa Mette. Finalmente siamo davanti a questa webcam. Per chi mi segue sicuramente ha già visto qualcosa di nuovo, infatti non siamo in 360 gradi, ma siamo solo frontali. Questo perché ho comprato una nuova cosina, mi è costato un po', però siccome i miei parenti sono stati generosi, mi ha regalato un po' di soldini, e allora perché non usarli per fare un bel upgrade del canale, per portare anche un po' di qualità in più. Intanto c'è questa luce che sta distruggendo. Vabbè, non ha cambiato un cazzo, però vabbè, non fa niente. Volevo parlarvi di cosa ho comprato quando sono stato in Sicilia e quando sono ritornato. Allora, come ho detto prima, ho comprato la nuova webcam, che non posso farvi vedere, ma vi posterò da qualche parte qualche immagine, che è la webcam C920 della Logitech, che costa un pochettino, sui 90 euro super giù, e direi però ragazzi che ci sta, è molto bella, ha due microfoni che io non userò mai perché voglio usare il microfono buono. Ho provato quei due microfoni lì ragazzi, però non credo che siano il massimo. Usate sempre un microfono decente, insomma, anche se questo prima o poi deve essere cambiato, però usate un microfono buono. Poi ragazzi, dopo questa webcam che ho preso in Sicilia, ritornando qui ho caricato un po' di soldi nella carta. E cosa ho preso? Per cominciare ho preso la tastiera GXT 280 della Trust Gaming, e ragazzi l'ho trovata su Amazon scontata a 30 euro, costa 50 e ha 18.000 colori di LED. No, non è un cazzo, ha solo tre colori, il verde, il rosso e il giallo. Non è un cazzo di colori, però sono carini, ci sta. Per 30 euro è spettacolare, è veramente comodo da usare, e anche i tasti veloci, del volume, dei LED, varie scorciatoie che non vi sto qui a dire. Se volete vederla è la GXT 280. E poi che cosa ho comprato? Devo farvelo vedere staccando la webcam da qua, perché sennò ragazzi, come fate a guardare questo? Come fate? Quanto sono bello, però poi mi cadeva il microfono. Che figata però sta webcam. Allora ragazzi, guardate bene cosa vi sto facendo vedere, e non inciderà nei miei video, però è per gusto personale. Non è questo che è il monitor, non c'entra niente. Che bel desktop, che belle immagini. Ma queste, c'è il nuovo impianto audio ragazzi, e qua sotto, se Dio vuole che ci arrivo, che non lo so, donna che cosa sto facendo, attenzione, e quello è il subwoofer, che cosa ho fatto, ci sono arrivato, tra poco si spaccava il filo, ma a noi non ce ne fotte niente, tanto c'abbiamo i big money, no? Abbiamo i big money di sta minchia, abbiamo... ecco, entriamola di nuovo lì. E mi sono comprato anche un bel impianto audio, sempre della Trust Gaming, quello da 74 euro. E porco giù, da sta luce veramente mi ha rotto. Pale. Mamma mia. No, raga, mi dovete vedere con metà volto in ombra e metà con la luce del paradiso. Vabbè, ci lasciamo così, ormai sto video è da puttane. E ragazzi, vi ho fatto vedere cosa ho comprato. Ma il video non finisce qua, perché volevo parlarvi anche degli upgrade futuri che voglio fare sul canale. Cosa voglio fare?
Bella domanda. Innanzitutto vorrei cambiare la scheda di rete sul mio PC. Perché cambiare, vorrei metterla più che cambiare quella wifi, perché io, ecco che si rismonta la webcam, sono con una cazzo di chiavetta, quella della luce del paradiso, e questa è la chiavetta, vedete? Questa è la chiavetta, è la chiavetta di merda, è costata l'ira di Dio quella chiavetta, ma fa cagare, perché ogni tanto si stacca, come si dice, si disconnette, non trova la rete, mi rompe le palle, questo succede. Quindi devo spendere 20 euro, 25 euro per comprarmi una scheda di rete con la porta PCI Express, perché voglio stare stabile con la connessione. A volte quella chiavetta non mi fa manco scaricare, ragazzi, cioè, non si può fare così, specialmente con Steam mi dà problemi. Poi, come upgrade dovrei mettere un po' di RAM in più, il mio 8, per ora mi bastano e avanzano, infatti questo la metterò molto più avanti, e dovrò metterne altri 8 giga, quindi arrivo a 16. La scheda grafica mi va bene, quella che ho per ora, che è la GTX 970, mi va benissimo, che è la Strix, quella di Asus, perfetta, mai avuto problemi anche risoluzioni ultra, costa sui 400 euro, ragazzi ve la consiglio. Cioè, se volete giocare ora con i gioconi che stanno uscendo, pigliatevi una 970. Se volete risparmiare, sono sempre 400 soldini, raga, però rispetto ai 1000 euro della 980, insomma, ti fa il culo la 970 per questa cosa. Qualità-prezzo eccezionale. Vediamo, guardando il computer che mi viene in mente. Niente, perché la scheda grafica la metterò più avanti, molto più avanti. L'audio c'è, la tastiera c'è, il mouse, ecco, meno male che faccio il riepilogo, il mouse, perché quello di Asus, del vecchio computer che avevo, non è male, ma non è neanche chissà che, e siccome devo far spiccare di LED anche il mouse, devo comprare un nuovo mouse da gaming, più avanti sempre, ora non ne ho bisogno di mouse da gaming per adesso, anche perché la maggior parte dei giochi di uso col joystick, col joypad dell'Xbox, quindi no problem. Ah, un'altra cosa che mi sono dimenticato, raga, io ho preso anche The Witcher 3 su Kinguin a 20 euro e arriveranno dei gameplay, infatti subito dopo questo video mi fiondo a fare una bella storia, voglio fare un gameplay un po' diverso, vediamo se mi riesce stavolta. Che visto che siamo nel 2016 dobbiamo portare novità e portiamola sta novità, cazzo, portiamo sta novità. Porterò anche dei gameplay di Lost Planet 3, di Evolve, di Insurgency, di... vediamo cosa c'è, guardo il monitor, cosa offre la casa. Ah vabbè, altre puntate di Fallout non possono mancare. Counter-Strike, ragazzi. Non vi dico niente, vi dico solo Counter Strike, Global Offensive, vi dico solo questo. Poi ne vedrete delle belle, io ve lo dico, se ve le perdete sono cazzi vostri. Poi arriveranno altri gameplay di Gang Beast, che si è aggiornato di nuovo, ragazzi, che spettacolo, fa morire da ridere quel gioco. Bellissimo. E pieno di bug, però. E poi altri, raga, io ho già ordinato Far Cry Primal, non vedo l'ora che esca, cioè è veramente bellissimo Far Cry Primal. Con quelle asce, le clave di fuoco, le tigri del Burundi, i draghi, e insomma, un po' di roba. Allora smetto di fare il coglione, mi fiondo a giocare a The Witcher 3, voglio portare un po' di gameplay, e niente ragazzi, io vi saluto, grazie per la vostra attenzione, i pensieri del giovane Matt è tutto, noi ci vediamo. Ah ragazzi, come ultima cosa vi invito a guardare l'ultimo video che è uscito, che ho fatto in Sicilia, che ci sono dei miei cari amici che si chiamano Iopra, che sono veramente bravi, andate a vedere il loro canale perché fanno schiattare del ridere. E ragazzi miei, io vi saluto e ci vediamo, ciao.